prossimo talk è di Andrea, che ci farà un'introduzione alla UX. È un argomento che non siamo mai riusciti a trattare, ma che penso interessi a molti. Grazie Andrea. Analizziamo il processo produttivo ideale di un prodotto web.
come primo step avremo la raccolta delle necessità dell'utente e da qui parte appunto la curator user experience, ovvero non dovremo partire da quella che è la buccia, ma invece dobbiamo solo capire che cosa vogliamo offrire all'utente, che cosa lui ha bisogno. Dobbiamo identificare le specifiche, quindi dare una forma al nostro progetto, elaborare idee, essere creativi, è un processo a cui ancora non c'è del design, è ancora astrazione, diciamo, non c'è nulla di concreto, solo idee, solo concetti, magari messi in un bel pannello di sughero, così ce li abbiamo sempre davanti. Qui si comincia a entrare un po' più nel concreto, elaborando l'architettura dell'informazione, ovvero sia elaborando la struttura di come le informazioni dovranno essere fruite. Per esempio è quello che si fa quando vengono realizzati i mock-up dei siti o comunque viene fatto il wireframing di Apple Mobile. Dopodiché entra in gioco il design dell'interazione. Il design dell'interazione si occupa di sviluppare i prototipi e di testarli anche affinché si possa, diciamo, correggere la traiettoria prima di entrare nella produzione vera e propria. Step successivo è il design visuale, quindi Photoshop, Fireworks, qui i grafici si danno sotto, si occupa di sviluppare la buccia del nostro frutto, di renderlo bello appetibile. E dopodiché, ecco, arrivano i nostri programmatori a sviluppare il codice, a fare i test dell'usabilità fino a rendere il prodotto perfetto. Quindi l'user experience coinvolge diversi campi. Human computer interaction, in alcuni casi, information architecture, usabilità e accessibilità, il visual design, interaction design, fattori umani e psicologia cognitiva, e appunto il totale è totale dei campi che costituiscono il processo della user experience. Allora, brevemente cercherò di fare una distinzione tra i diversi ambiti, quindi partendo dalla human computer interaction, che probabilmente molti di voi già sanno di cosa si tratta, visto che avete un fantastico laboratorio all'università. Beh, deriva dal design industriale, dall'ingegneria, quindi si occupa del modo in cui l'utente interagisce fisicamente con il prodotto digitale, con il computer. Un esempio è l'ingegnerizzazione dello schermo multitouch, oppure molto banalmente, ritroso nel tempo, la scheda perforata. L'interaction design è un'arte applicata. Il suo scopo è rendere familiare non tanto l'interazione tra uomo e macchina, quanto l'occuparsi della connessione tra le persone che utilizzano questi dispositivi. Ad esempio l'interfaccia che visualizzo nel mio telefono mentre chiamo un'altra persona o mentre ho una videoconferenza, oppure si occupa anche di studiare l'interazione che un utente ha con un dispositivo dotato di awareness o consapevolezza, come nel caso di un navigatore GPS che percepisce la nostra posizione e ci indica qual è la strada migliore da seguire arrivare a destinazione. Come caratteristiche, cosa abbiamo? Trascende l'apparenza, in effetti non è direttamente tangibile. Si suole dire che, insomma, un buon interaction design non si vede, perché un'applicazione che viene sviluppata secondo i criteri del buon interaction design è un'applicazione che rende l'utente soddisfatto e quindi l'utente non si accorge di eventuali difetti o non percepisce il disagio durante il suo utilizzo. Si inserisce in determinate circostanze, ovvero sia, come facevo
come dicevo prima, il risultato di un buon interaction design di 10 anni fa molto probabilmente non sarebbe applicabile al giorno d'oggi. In maniera del tutto banale posso pensare all'interfaccia di Mosaic, per esempio. Non presuppone tecnologie specifiche, infatti l'interaction designer cerca sempre di astrarsi dall'aspetto tecnologico, lavora sempre dal punto di vista culturale e comunicativo, cioè che tipo di cultura viene scambiata tra le persone oppure tra il dispositivo e le persone. Viene applicato attraverso diverse metodologie. Quella più comune è il design incentrato sull'utente. So che però ci sono aziende famose che non seguono questa metodologia, ma ne seguono altre, mi pare che poi sia una di queste. Insomma, non fa dei test intensivi tra gli utenti e potenziali utenti. L'information architecture invece è la pratica che ci permette di dare struttura e di organizzare il flusso di informazioni in maniera fruibile. Come dicevo prima, nel campo del web possiamo pensare come alla realizzazione di mockup o del wireframing, e nel processo produttivo è forse la parte di concretizzazione più delicata, perché gli errori che facciamo qui poi si ripercuotono su tutti gli step successivi, e se ce ne accorgiamo tardi dobbiamo per forza ritornare a ritroso a questo passo qui. Infatti gli errori costano molto cari. Il visual design invece si occupa appunto di sviluppare la grafica o progettare la superficie del prodotto, e comunque sia il layer che si interpone tra l'utente e le informazioni. Lo scopo principale sarebbe quello di fornire una guida agli sviluppatori su come devono costruire le cose, quindi possiamo paragonarlo al progetto su carta dell'architetto che viene passato al direttore dei lavori. E deve tenere in considerazione diversi fattori, tra cui quello emozionale, quindi il look and feel dell'applicazione. Se vogliamo che il nostro utente si innamori del nostro prodotto, del nostro servizio, dobbiamo anche curare il rapporto grafico. Nessuno al giorno d'oggi lavorerebbe con la grafica dell'interfaccia di Word 6, per dire. Deve anche tener conto del feedback e delle aspettative dell'utente, ovvero sia dei messaggi che vanno in direzione nei confronti dell'utente, quindi pop-up, avvisi, eccetera. Gli aspetti che vengono considerati maggiormente in questo step sono i tempi di attesa. Noi sappiamo che un tempo ottimale di attesa teoricamente si aggira tra 1 e 3 centesimi di secondo al massimo. 1 e 3 decimi di secondo. Un tempo di attesa tra 1 e 2 secondi comincia a essere un po' troppo lungo, però non genera fastidio. Sopra dei 2 ai 5 secondi, insomma, genera un certo disagio. Sopra i 5 secondi la persona dell'applicazione va via. La leggibilità del testo è importante, tanto quanto voi avete piacere a leggere un libro con una buona tipografia, tanto più un utente avrà piacere di fruire della vostra web app senza che vi diventino gli occhi come delle palle da bowling. I principi che vengono rispettati non sono gli stessi rispetto alla tipografia tradizionale. Comunque, in linea di massima, bisogna sempre considerare che il livello di grigio, ovvero sia il bilanciamento tra bianco e nero, comunque il contrasto che ho tra lettere e sfondo, sia sempre equilibrato, e evitare paragrafi lunghi se dovessimo proprio condensare e
enunciare solo le cose più importanti. Un'altra cosa è il peso delle immagini, dobbiamo essere in grado di equilibrare vari tipi di immagine con il testo, facendo in modo che l'utente non sia più indirizzato verso uno o verso l'altro, o perlomeno questo deve dipendere dai nostri scopi. Per esempio in una call to action noi vorremmo che se inseriamo un'immagine come richiamo perché vogliamo che l'utente compia una determinata azione, dovremmo utilizzare un'immagine che sia più sbilanciata in quel contesto lì. L'user interface design, l'interfaccia utente è parte stessa del prodotto ed è quella parte del prodotto che ci permette di interagire con le informazioni, di modificarle, di fruirle, eccetera. Ho estratto una frase detta da Gulbonsepe, che l'interfaccia non è un oggetto, ma lo spazio in cui si articola l'interazione tra corpo umano, utensile, artefatto e lo scopo dell'azione. Quindi dobbiamo pensarla come un ambiente, non si tratta solamente di elementi grafici disegnati. Vista questa carrellata dei campi coinvolti nella user experience, parlare proprio molto molto brevemente di psicologia cognitiva e affordance, che vi dico già non ho studiato psicologia, ho delle basi, quelle basi che servono a progettare per l'interaction design. Dunque, partiamo dal concetto di affordance. L'affordance cos'è? L'affordance la troviamo nel design industriale. È la proprietà che hanno determinati materiali di spingere l'utente ad agire, ad utilizzare quella cosa nella maniera corretta. Io qui ho disegnato un estintore e la presa della mano che spinge la maniglia, proprio perché se noi guardiamo la maniglia di un estintore ci verrebbe istintivo, insomma, in caso di bisogno, stringere quella parte lì, e quindi non avremo vincoli tra l'intenzione e l'utilizzo dell'oggetto. Dopodiché ci sono i modelli mentali, che sono delle spiegazioni dei processi che noi ci creiamo nella mente e riguardo a come funzionano le cose. E perché sono importanti all'interno della user experience? Perché se noi sviluppiamo un modello mentale che sia facile da ricordare e facile da anticipare, questo avvantaggia l'utente poi nel caso debba ripetere più volte funzionalità, debba comunque eseguire funzionalità simili, e daremo coerenza alla nostra interfaccia e genereremo anche soddisfazione. Le caratteristiche appunto di un buon modello mentale sono la confidenza, quindi l'utente deve essere in grado di comprendere il più rapidamente possibile come funziona il nostro prodotto, chiarezza nella direzione, deve essere chiaro e intuibile dove noi vogliamo portare l'utente, qual è il risultato che lui otterrà svolgendo una certa serie di operazioni, e deve essere continuo nel tempo, quindi appunto dobbiamo mantenere una certa coerenza man mano che sviluppiamo nuove funzionalità. La metafora è un modello naturale, che è un'immagine che noi ci creiamo di qualcosa che conosciamo già siamo in grado di richiamarla all'interno di un certo contesto. In maniera molto banale, il grilletto sotto il Wiimote lo possiamo usare ad esempio per
per lanciare la nostra canna da pesca. O comunque il Wiimote stesso lo utilizziamo immaginandolo come se fosse un qualsiasi altro tipo di strumento che è quello che viene rappresentato nel gioco che stiamo giocando. Parlando di usabilità, abbiamo diversi metodi per analizzare l'usabilità di un prodotto. Abbiamo le linee guida, che sono una metodologia applicata in maniera abbastanza pesante da Apple, infatti esistono chilometri di PDF su come sviluppare applicazioni e sulle regole da seguire nello sviluppare interfacce per i sistemi operativi di Apple. Abbiamo la simulazione d'uso, in cui vengono selezionate delle persone e gli si chiede di utilizzare determinati prototipi del prodotto e da lì si osserva le reazioni che loro hanno. Quindi è una pratica che viene applicata a livello di interaction design. Task analysis, questa a livello di architettura dell'informazione ci permette di raffrontare tra loro le attività che un utente svolgerà all'interno durante l'utilizzo dell'applicazione. Tra i metodi empirici invece abbiamo focus group, che è quando riuniamo alcune persone e chiediamo loro di utilizzare il nostro prodotto secondo un copione che noi abbiamo sviluppato. Interviste e questionari, in maniera molto banale le newsletter che vi arrivano da questo servizio, che vi chiedono il grado di soddisfazione e cosa migliorereste. Poi ci sono anche i questionari via web, che possono pensare al classico bottone feedback su vari social network, sui nuovi social network che stanno uscendo. E una delle più efficaci è il test con gli utenti, quindi è una sorta di esatto, è una sorta di demo che viene fatta con degli utenti selezionati, e nella quale noi gli diamo sempre un copione da seguire, però questa volta viene fatto con o un prototipo comunque a video, quindi molto simile all'applicazione, se non con l'applicazione stessa in fase beta. E poi ci sono i metodi super tecnologici che riguardano l'utilizzo di eye tracking, quindi di capire, questi ci permettono di capire quali sono le parti sulle quali il nostro utente si focalizza quando utilizza la nostra applicazione, quindi ci permette di raffinare la mira, di aggiustare la mira man mano che la nostra applicazione viene sviluppata. Il quick and dirty è quello che preferisco, è anche quello più applicabile in ottica di startup. Semplicemente andate da un vostro amico e gli dite: ecco qua, adesso prova un po' a usarlo e vi fate dare dei feedback sul posto, e meglio se portate anche qualche birra. Ok, ho quasi finito. Niente, vi metto la pulce nell'orecchio se la cosa vi può interessare. Ci sono alcuni libri molto, molto carini da leggere, assolutamente non noiosi, quindi tu che la cafetteria è masochista, qualcuno che me lo conosce. È molto divertente, è scritto da Donald Norman, che è un famoso psicologo cognitivo. No, un ingegnere. Okay. E poi tu scriverci un attimo che è il manico della parte rovescia. Sì, è proprio quello.
Don't Make Me Think, che è diciamo più sbilanciato dal punto di vista della disabilità del quadro. Senti che funzionano, questo ve lo consiglio particolarmente soprattutto agli sviluppatori, un libro piuttosto recente che si focalizza su tutti gli aspetti della user experience e come applicarli in ottica web o whatnot. Per chi è più curioso dal punto di vista del design dell'interazione c'è il libro di Dan Suffer, io qui mi ho messo la seconda edizione che è quella del 2009, in realtà non è stata ancora tradotta in italiano, c'è solo la prima che è del 2006 e purtroppo non ho potuto leggere entrambe, quindi non so che differenze ci siano. E beh, quello il classico della user experience è The Elements of User Experience di Jess Jane Garrett, che descrive in maniera abbastanza analitica gli elementi della user experience e la sua applicazione all'interno del progetto. Vi ho raccomandati, sono questi qui. Diciamo che i primi due sono molto orientati all'usabilità, quindi sempre chi si occupa di web potrà trarre significativo vantaggio, mentre gli altri due, UX Boot e UX Mag, coprono il mondo della user experience a 360 gradi, quindi sono legati più che da un punto di vista delle pratiche proprio a fornire notizie riguardo al mondo. E per ultimo le personalità fondamentali da conoscere, Donald Norman, Jacob Nielsen e Jeff Raskin. Se cercate su Wikipedia vi appare un sacco di robe su di loro. Tra l'altro, Donald Norman è quello che ha scritto La caffettiera del Mosolista. E grazie. Qualcuno ha qualche domanda? Sì, gli utenti, certo, infatti ci sono diverse metodologie per avere un'accurata user experience. Noi però dobbiamo essere in grado di capire che a che utenti ci vogliamo rivolgere già dalle prime fasi del progetto. E quindi se due fette di target non sono raggiungibili con lo stesso prodotto, per forza dovremo procedere su due binari paralleli, insomma, sviluppando due soluzioni adatte sia agli uni che agli altri. Se posso fare un esempio, no? Per esempio, se vai a vedere i siti in cinese, di solito i siti per cinesi, cioè, hanno una interfaccia completamente diversa che a noi sembra estremamente brutta, e invece in Cina funziona. Sì, no, sono solo. Cioè, a parte i caratteri diversi, ma cioè, fanno proprio schifo per noi occidentali. Forse perché non c'è ancora una cultura, si sta ancora formando. Ho saputo di progetti web che dovevano localizzare per il mercato cinese e hanno assunto dei cinesi per farli così uguali, e il prodotto europeo invece o americano era molto simile a quello che ci aspetteremmo. Beh, come i giapponesi ad esempio adorano i telefoni o le robe piene di immagini, cose. Hanno tipo un set di smiles infinito. Sì. Gli piace avere molta scelta. Grazie Andrea. Grazie a voi.